Ogni struttura mobile, fissa, metallica, in vetroresina, vetrata o meno, adibita alla protezione del ponte comandi di un'imbarcazione, merita la medesima attenzione progettuale e realizzativa di scafo coperta e sottocoperta. Il motivo è semplice. Tale struttura nasce per preservare equipaggio, ma soprattutto la strumentazione e dispositivi attraverso i quali è possibile governare la barca e condurla in un porto sicuro. Se tali dispositivi sono esposti alle intemperie e la loro funzionalità è minata, il rischio è perdere la barca e porre anche in serio pericolo l'incolumità dell'equipaggio. La soluzione maggiormente utilizzata a bordo di fisherman moderni, di scuola americana e non, è a traliccio tubolare in lega di alluminio anodizzato, più leggera dell'acciaio inox, benché più difficoltosa da lavorare. Ecco la ragione per cui i costi di una struttura in lega spesso esorbita quelli nel caso in cui questa fosse costruita in più costoso AIS 316L. Quando si disegna la struttura di un top, sia esso hard, quindi con tetto in vetroresina, piuttosto che bimini, con tetto telato, è di importanza fondamentale posizionarsi ai comandi e constatare che la visibilità non risulti compromessa. Fare slalom tra i tubi per vedere la linea d'orizzonte o i giardinetti non è mai salubre. D'altronde, i tubolari hanno la funzione ulteriore di favorire il percorrimento dei passavanti. Devono dunque fungere da ottimi tienti bene, posti alla giusta posizione e non devono invadere lo spazio sovrastante il calpestio dei passavanti stessi, per non indurre chi li percorra a fare dribbling pericolosi. Quanto al tetto, è buona consuetudine dotarlo di un box per elettronica o accessori di plancia con un passaggio dei cablaggi adeguato ed accessibile. Laddove non vi sia spazio sufficiente, vuoi per l'altezza limitata, vuoi per la configurazione particolare della barca. Penso ad esempio a certi express con passavanti centrale attraverso il parabrezza, perlomeno una sacca a soffitto per giubbotti salvagente è quasi sempre predisponibile. Oltre che pratica perché consente di disporre delle dotazioni essenziali immediatamente e posizionarle in un punto molto centrale della barca. Sui fisherman dotati di hardtop calpestabile è utile poi prevedere nella struttura tubolare un design a gradini a pioli per accedere rapidamente sul tetto dell'hardtop, per manutenzione di antenne, luci di via o per il carico o scarico dell'eventuale zattera di salvataggio, spesso qui disposta per non occupare centimetri quadri preziosi in pozzetto. In ogni caso, una struttura a protezione della zona guida è un accessorio che incrementa notevolmente il valore residuo della barca, soprattutto considerando quanto costerebbe costruirne uno aftermarket, molto spesso nemmeno rispettando il design e il criterio costruttivo dell'originale, quasi mai reperibile per barche fuori produzione da molti anni.